Bene, un caro saluto a tutti, appunto ripeto da parte mia e di Marco Marinello. Ecco, la presentazione di oggi sarà in parte brevemente sul progetto FUS e come siamo stati in grado di assicurare che il progetto FUS permettesse agli studenti e dai docenti di lavorare sia a scuola che a casa con gli stessi strumenti. Ecco, due parole di presentazione. Sono Paolo Dongilli, lavoro come ispettore tecnico presso l'Intendenza Scolastica Italiana della provincia autonoma di Bolzano. Ho la fortuna, la grande fortuna di lavorare anche come coordinatore del progetto FUS dal 2016, ricevendo il testimone dal collega Andrea Bonani, che mi ha preceduto. E che mi ha preceduto in questi 15 anni di storia del progetto. Sono membro della Document Foundation e anche, diciamo, proud member dell'Associazione Libri Italia. Lascio la parola a Marco velocemente per presentarsi. Grazie mille Paolo, buongiorno e benvenuti anche da parte mia, grazie a Libri Italia per l'invito. Il mio nome è Marco Marinello, studio informatica all'Università di Bolzano, lavoravo come sviluppatore e amministratore di sistema in un'azienda, adesso lo faccio come freelance, sono anch'io membro di The Document Foundation. Presiedo da poco il Linux User Group di Bolzano e ringrazio Gabriele per averci citati prima e anche per il suo contributo e da un po', diciamo, aiuto come posso nello sviluppo del progetto FUS. Grazie Marco. Ecco, con una slide cerchiamo di rappresentare quello che è FUS ed è stato FUS. Un progetto che ha messo davanti a tutto due principi che sono quelli della libertà e della trasparenza. Libertà, come dicevo prima, che ha dato la possibilità a docenti e studenti in primis di poter utilizzare a casa gli stessi strumenti che utilizzavano a scuola. Strumenti liberi, strumenti open source, seguendo un principio di piena trasparenza, cioè tutto ciò che viene utilizzato a scuola viene utilizzato anche a casa ed è possibile studiarlo. Analizzarlo, sezionarlo fino nel più piccolo dettaglio. E tutto ciò che FUS ha fatto in questi 15 anni, grazie a tutte le persone che hanno collaborato, è stato proprio quello di creare valore pubblico. Cosa significa? Significa che gli investimenti che sono stati fatti dalla pubblica amministrazione o dalle pubbliche amministrazioni che hanno partecipato, in particolare la provincia autonoma di Bolzano, e io ci aggiungerei anche gli investimenti in lavoro da parte di tutti i volontari che hanno partecipato al progetto, compresi docenti e alunni. Questi investimenti, sono stati rimessi, a disposizione del pubblico. Cioè tutto ciò che è stato creato in termini di codice, di documentazione, sono disponibili, sul sito, del progetto. Quindi chiunque può, diciamo, ripercorrere, e riutilizzare tutto ciò che è stato fatto e, diciamo, ripercorrere la stessa esperienza che noi abbiamo fatto con le nostre scuole. Questo valore pubblico fortunatamente è stato riconosciuto. Come progetto abbiamo aderito al progetto Repubblica Digitale, che diciamo da pochi mesi è entrato anche come iniziativa governativa in Commissione europea con le Digital Skills and Job Coalition.
E come tutti i progetti open source finanziati con soldi pubblici dalle pubbliche amministrazioni italiane, il progetto è presente in Developers Italia, appunto dove tutto il codice e la documentazione sono ed i metadati del progetto sono presenti e sono presenti appunto i link al codice, alla documentazione stessa sui rispettivi repository di progetto. Ecco, cos'è di fatto FUSDICI? FUSDICI è una distribuzione client e server che permette di gestire a 360 gradi una rete scolastica, una scuola. Quindi c'è la parte server basata su Debian con una serie di software aggiuntivi sviluppati dal progetto stesso e il client che può essere utilizzato in modalità appunto client collegato al server all'interno della rete scolastica o in modalità desktop stand alone a casa o diciamo in mobilità. Questo è un esempio di uno dei nostri laboratori. FUS è installato su 4500 PC in tutto l'Alto Adige, su Tirol, e su 64 server che coprono i circa 80 plessi scolastici, tipicamente un server per ogni plesso o gruppo di plessi. Come dicevo, client e server sono basati su Debian e lato client abbiamo all'incirca 200 applicativi desktop che sono stati selezionati in questi 15 anni grazie al contributo di docenti ed alunni. Copriamo, come dicevo prima, tutto il territorio nazionale. Qui vedete uno screenshot di quello che è uno degli applicativi che funziona lato server centrale, che è Octomon, che permette di monitorare lo stato di salute dei server e delle reti scolastiche con i loro client, dove ogni tecnico o referente tecnico all'interno della scuola può monitorare la rete del proprio plesso. Non solo a scuola viene utilizzato FUS, in questo periodo di pandemia era necessario poter raggiungere tutte le famiglie, tutti gli alunni per partecipare alla didattica a distanza. È nato il progetto School Swap grazie al Linux User Group di Bolzano e all'associazione ADA per i diritti degli anziani e a numerose altre associazioni che si sono aggiunte subito dopo e che ha permesso di mettere insieme la domanda e l'offerta di strumentazione informatica proprio per gli studenti e le famiglie che ne avessero reale necessità. E l'associazione Linux User Group ha messo tutte le competenze tecniche e l'associazione ADA, Associazione per i diritti degli anziani di Bolzano, ha messo a disposizione tutto il supporto logistico per recapitare anche nelle singole case i dispositivi, quindi PC, desktop e portatili, e una grande sala che è diventata appunto il laboratorio del progetto School Swap. Alla base di FUS c'è un'idea di sostenibilità digitale che andiamo ripetendo da diverso tempo oramai, che non riguarda soltanto l'utilizzo di software libero, ma altri pilastri fondamentali che vanno tenuti in considerazione, che sono l'utilizzo di formati aperti e l'utilizzo nella didattica di materiali che siano effettivamente liberamente disponibili. Questi tre pilastri poggiano su quella che è la libera condivisione della conoscenza, che auspichiamo sia presente in ogni istituzione scolastica. Il principio sotteso dall'utilizzo di software libero, o meglio il ciclo virtuoso sotteso dall'utilizzo di software libero, è un ciclo che permette a chiunque, come sappiamo, di utilizzare, analizzare, modificare e condividere a propria volta il software che sta utilizzando. E questo vogliamo che sia il ciclo esistente nelle istituzioni scolastiche.
e non un ciclo che definiamo vizioso, dove le scuole, le istituzioni scolastiche, anziché investire in conoscenza, preferiscono dar luogo a ingenti spese correnti che portano ad acquisti ricorrenti di canoni di licenze che nulla danno in termini di valore aggiunto alla conoscenza e alla libera diciamo curiosità che ciascun studente ha nel capire che cosa stia utilizzando. Quindi anche in un'ottica di economia circolare, se vogliamo, questo ciclo virtuoso del software libero va implementato. La domanda che ci si fa è: preferiamo essere noi a controllare il software oppure preferiamo che sia il software a controllare ciò che noi facciamo? Ovviamente la scelta deve ricadere sulla prima ipotesi. Adesso si parla molto di cloud, abbiamo sottolineato in più riprese che quando viene utilizzato questo termine per confondere le idee degli utenti, ma le idee degli utenti nell'utilizzo del digitale non devono essere confuse, perché quando sono davanti al mio PC e utilizzo un applicativo web, io mi sto collegando di fatto ad un'altra macchina, ad un altro server. E il server al quale mi collego è un'altra macchina che entra in possesso dei miei dati. Quindi devo sapere, e questa è l'opera di conoscenza che va fatta nei confronti degli utenti o delle istituzioni scolastiche, perché di fatto l'utente non sempre può decidere che cosa utilizzare, va fatta quando si parla di utilizzo di applicativi web. Nel progetto FUS abbiamo messo in piedi sui nostri server diversi applicativi web come piattaforme di learning, Moodle, Chamilo, LibreOffice Online che lavora assieme a Nextcloud. Sottolineo il fatto che LibreOffice è presente non solo in versione online ma installata su tutte le macchine, su tutti i PC FUS in versione standalone, quindi non online, ed anche nella pubblica amministrazione della provincia autonoma di Bolzano, LibreOffice che è in fase di aggiornamento all'ultima versione STIL proprio in questi giorni qui. E BigBlueButton come diciamo sistema di videoconferenza adatto proprio alla didattica, utilizzato in presso l'intendenza scolastica per tutti i corsi di aggiornamento. Bene, ora lascio la parola a Marco che si concentrerà in particolare su Nextcloud e LibreOffice Online e sul progetto FUS Remote Access. Prego Marco. Grazie mille Paolo per l'introduzione. E allora mi prendo l'onere di andare a indagare meglio dal punto di vista tecnico il funzionamento di FUS Remote Access. Parto sottolineando che l'obiettivo che ci siamo prefissati quando abbiamo iniziato il progetto era quello di rendere disponibili agli utenti i loro file da remoto. Questo perché? Perché nell'infrastruttura tipo di una scuola l'utente che lavora ovviamente con la sua home memorizzata sul server poi non ha in sostanza modo di accedere da remoto ai propri file, quindi o ha un suo cloud su cui salva i dati e poi li scarica a scuola, li riscarica a casa, li sincronizza e così via, oppure con l'utilizzo di chiavette USB fa questo passaggio. Queste due cose chiaramente hanno una grossa pecca, che è, no, ovviamente la chiavetta USB no, ma il cloud va a occupare la banda della scuola quando l'utente si logga e quindi presumibilmente quando la rete della scuola è già sotto sforzo perché si sta facendo lezione, si stanno dando altre risorse e così via. Che infrastruttura è stata realizzata per far funzionare Remote Access? Intanto è stato allocato un dominio access.fus.bz.it
dove sono stati la FUS Online Collaboration Suite, che si basa su LibreOffice Online, e un proxy bilanciato che poi permette di raggiungere attraverso la Wide Area Network delle scuole i singoli, così come li abbiamo chiamati, server delegati, che altro non sono che delle virtual machine in esecuzione a fianco ai domain controller FUS, che fingendosi, per così dire, un client, accedono ai dati degli utenti con le loro credenziali. Che cos'è quindi FUS Remote Access? Innanzitutto una soluzione di cloud privato, perché i dati rimangono salvati sempre sui server della scuola dove il docente o lo studente che il docente o lo studente frequenta. Una suite di collaborazione online, perché i documenti che appunto gli utenti salvano sul server della scuola possono essere modificati con LibreOffice Online, con l'editing collaborativo, e anche una soluzione di accesso ai propri dati fuori dalla rete scolastica, che era appunto l'obiettivo principale per permettere questa continuità fra dentro e fuori la scuola. Quali sono i risvolti positivi di questa soluzione? Perché sceglierla? Per avere i dati sotto controllo, perché ovviamente nel caso in cui i dati sono salvati sul server della scuola non ci sono problemi di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Lo storage è distribuito, quindi andiamo ad ottimizzare ed utilizzare spazio che sui dischi dei server c'è e che altrimenti difficilmente sarebbe riempito, e si ha appunto il cosiddetto single sign-on, quindi con un unico username e password da ricordare, si riesce ad accedere a tutto. Come abbiamo fatto a metterlo in produzione? Come spiegava Paolo, abbiamo 64 server, chiaramente farlo a mano su tutti non era pensabile, concepibile. Quindi ci siamo avvantaggiati innanzitutto del fatto che nel 2016 è stata completata la migrazione di tutti i server a Proxmox, quindi prima il domain controller era eseguito bare metal, mentre a partire dal 2016 si è passati alla virtualizzazione. Questo appunto ci ha avvantaggiati molto, perché così in maniera decisamente semplificata noi siamo riusciti a inviare un backup di un'immagine di Debian 10 template sui singoli server Proxmox, e poi via Ansible e CloudInit siamo andati a configurare ed avviare la macchina virtuale. Il secondo step consiste in sostanza, sempre attraverso Ansible, nel riconfigurare la nostra infrastruttura centrale, principalmente il DNS, per aggiungere l'IP di questo nuovo delegato nella nostra lista. Questo perché poi noi andiamo ad appoggiarci al chatbot, che è il client di Let's Encrypt, che attraverso lo stesso identico protocollo, però con un altro server, che è SmallStep, emette un certificato SSL che viene utilizzato per proteggere i dati degli utenti dal nostro proxy centrale nel tragitto fino alla scuola. E infine andiamo invece a riscrivere, aggiungere il record per questa scuola, quindi ogni scuola avrà poi un suo sottodominio di accessfusquiz.it, ci prendiamo un certificato anche per quella e creiamo il reverse proxy anche esternamente, che permette poi appunto di accedere verso la rete privata. Ecco come si presenta, questa è la schermata di accessfusquiz.it con la lista delle scuole attive. Questo è il login, la soluzione si basa su Nextcloud, adesso Nextcloud 20, quindi c'è anche la nuova bellissima dashboard, e si integra con LibreOffice Online, come dicevamo, per l'editing collaborativo dei documenti. Quali risultati ha portato questa soluzione? Innanzitutto l'offrire un importante servizio agli utenti, perché è chiaramente sempre stata una cosa molto richiesta e molto utile.
Un contributo. Abbiamo avuto modo di contribuire alla documentazione di LibreOffice per quanto riguarda LibreOffice Online e anche a quello di SmallStep, che sta ancora affinando la sua integrazione con il protocollo ACME, e infine ovviamente investito in competenze sul territorio per quanto riguarda ad esempio la formazione dei tecnici sull'utilizzo di CloudInit, oltre che ovviamente della nostra per quanto riguarda Ansible e una serie di altre tecnologie. Questo studio, sì, questo caso di ricerca è stato pubblicato nell'ambito dell'edizione di quest'anno di Didamatica, se qualcuno di voi volesse approfondire ancora più nello specifico gli aspetti tecnici di funzionamento, lo trovate online cercando, altrimenti sentitevi liberi di contattarci, vi facciamo avere una copia. Ultima slide dedicata ai ringraziamenti. So che Emiliano mi diffida sempre da mettere la sua foto, quindi ti saluto affettuosamente Emiliano e ti ringrazio ancora una volta per l'aiuto in questo progetto e concludo la nostra presentazione. Vi ringrazio per l'attenzione e per la partecipazione. Saluto a tutti.